La Regione Valle d'Aosta gestisce la fauna selvatica grazie a un suo ufficio, l'Ufficio per la Fauna Selvatica, appunto, che è nato verso la metà degli anni 90 grazie a una legge regionale, la 64 del 94. Il tutto deriva da una legge nazionale, addirittura, che è la 157 del 92, che dice che la fauna selvatica è patrimonio disponibile dello Stato. Cosa significa? Significa che è proprietà dello Stato e quindi lo Stato ha demandato alla Regione la gestione della fauna. Le principali attività dell'ufficio sono la gestione faunistico-venatoria, ovvero le attività legate ai censimenti e ai piani di abbattimento, strettamente legate appunto all'attività venatoria, i contributi per i danni causati dalla fauna selvatica e quindi i danni all'agricoltura e i danni causati da incidenti stradali. E non è da dimenticare il centro di recupero per gli animali selvatici, che è dove ci troviamo in questo momento. Il CRAS, Centro di Recupero Animali Selvatici, nasce per volontà della pubblica amministrazione, che nel 1994 si è dotata di uno strumento normativo, la legge regionale 64 del 94, che all'articolo 25 prevede che la Regione si prenda cura della fauna selvatica ritrovata ferita o malata sul territorio, finalizzata alla detenzione temporanea, alla cura, alla riabilitazione e al successivo reinserimento in natura. Il centro è operativo dal 1995. Alla data di oggi abbiamo ospitato circa 2200 animali selvatici, tra cui ungulati, cervi, camosci, caprioli e stambecchi, e una quantità rilevante di volatili divisi tra rapaci diurni, notturni, come poiani, gufi, allocchi di vario genere. La percentuale di recupero è del 40%, che può sembrare bassa, ma in realtà è un grande obiettivo, perché comunque tutti gli animali che passano attraverso il CRAS vengono registrati, anche quelli che arrivano già morti. Gli animali arrivano attraverso il Corpo Forestale della Valle d'Aosta su segnalazione di privati o ritrovamenti dello stesso Corpo Forestale, che risponde al numero verde 1515 per le chiamate di emergenza alla centrale unica di soccorso. Gli animali vengono trasportati presso il centro di recupero, dove il veterinario convenzionato con l'amministrazione regionale ne verifica immediatamente le condizioni e decide sulla tipologia di cure, di alimentazione e di detenzione temporanea. Dopo il periodo necessario alla cura e alla riabilitazione, l'animale viene liberato tendenzialmente dove è stato trovato. La percentuale maggiore di animali ospitati presso il CRAS riguarda i caprioli, che durante il periodo primaverile, maggio, primi di giugno, vengono portati al CRAS cuccioli perché trovati temporaneamente abbandonati o perché vengono toccati da qualcuno che, credendoli in difficoltà, li tocca e, lasciandogli sopra il suo odore, impedisce poi ai genitori di ritornare e di prendersene cura. Dopo una cura che dura circa 3 mesi, dove vengono allattati ogni 2 ore, vengono svezzati e inseriti in un recinto dove cominciano la dieta normale, che è a base di erba. La stagione successiva, nella primavera successiva, vengono reimmessi sul territorio. Sono la responsabile sanitaria del centro recupero fauna selvatica di Quart. Mi occupo di curare e riabilitare la fauna selvatica. E
Quindi tra i miei compiti è quella di aiutare gli agenti della Guardia Forestale al momento del recupero dei soggetti trovati feriti o ammalati sul territorio. Questi animali vengono portati qui presso il centro recupero, dove vengono curati e quando possibile vengono poi reintrodotti in natura. Un altro dei miei compiti è quello di supportare gli operai che lavorano presso questo centro nell'allevamento dei cuccioli di diversa specie, caprioli, ma anche diverse specie aviarie, dai merli ai rapaci, e come in questo caso ad esempio abbiamo un cucciolo di lepre di pochi giorni. Questo è un esemplare di sparviere, è rinvenuto ad Aosta, nel centro abitato. È un animale che si è fratturato il coracoide, un osso del cinto scapolare, e per tale motivo non era più capace di volare. È stato tenuto qui, ricoverato per quasi un mese. Oggi finalmente è il giorno della sua liberazione. Verrà liberato nella zona di Zambarlè. Questo perché è vicino alla zona in cui è stato rinvenuto. Questo è un esemplare adulto, quindi molto probabilmente ha un compagno, ed è giusto quindi liberarlo dove è stato rinvenuto o comunque in zona limitrofe. Il centro non è aperto al pubblico, ma l'amministrazione regionale ha scelto di fare una didattica indirizzata alle scuole di ogni ordine e grado al fine di sensibilizzare i bambini alla cultura della natura, a fargli conoscere gli animali che magari non hanno mai potuto vedere dal vivo e soprattutto a come devono comportarsi in caso si trovino di fronte ad un animale in difficoltà e bisognoso di cure. Buongiorno bambini! Benvenuti al CRAS, Centro di Recupero Animali Selvatici di Quart. Da dove venite voi? E che scuola siete? Elementare, bravi. Allora, avete capito che questo è un ospedale degli animali. E come funziona l'ospedale degli animali? Funziona che gli animali selvatici in difficoltà trovati feriti o malati sul territorio regionale vengono portati qui, di solito dagli agenti del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, per essere curati. E qui chi trovano ad aspettarli? Trovano Esther, che è il veterinario in convenzione con la nostra struttura. La tipologia principale di animali che vengono ospitati presso il centro sono i caprioli. Perché i caprioli? Perché durante il periodo primaverile, durante il mese di maggio, i caprioli partoriscono, però dove c'è l'erba alta abbiamo i nostri contadini che la falciano per fare i fieni, e c'è il rischio che con le falciatrici gli animali vengano feriti. Quindi quando il contadino vede il cucciolo di capriolo, lo prende, lo sposta per metterlo al sicuro. E cosa succede? Gli lascia sopra il suo odore e quando ritornano la mamma e il papà lo abbandonano perché sentono un odore diverso. E allora il contadino chiama il 1515, interviene la forestale e ce lo porta qui. Durante il periodo invernale il centro recupero fauna selvatica di Quart si occupa di portare avanti il discorso dei caprioli allevati quest'estate. Questi esemplari infatti verranno liberati questa primavera quando le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli. Inoltre in questo periodo il CRAS si prende cura dei giovani ricci,
anch'essi non liberati in autunno in quanto non avevano un peso adeguato per sopportare il lungo inverno. Quello che vedete alle mie spalle è un giovane esemplare di Poiana, rinvenuto circa una settimana fa dalla forestale di Châtillon, vicino ai binari del treno. Probabilmente ha urtato il treno. È stato tenuto sotto osservazione per circa una settimana, è in buona salute e quindi adesso verrà liberato. La Poiana è un rapace diurno piuttosto comune, si nutre di piccoli roditori, uccelli e a volte anche di pesce. Prima di liberarla le diamo da mangiare in modo tale che parta avvantaggiata. Questo è un esemplare giovane, nato quest'estate, lo si deduce perché ha il piumaggio nella zona del petto ancora molto, molto chiaro e pesa circa 600 grammi. Ora pongo la Poiana nel contenitore con cui verrà trasportata presso il luogo della liberazione. È un contenitore idoneo in quanto l'animale in questo modo sta al buio e quindi non sarà assolutamente stressato. Siamo sulla canina di Quart, una zona ideale per la liberazione della Poiana in quanto ci sono altre coppie nidificanti. Durante la didattica viene spiegato ai bambini che questo non è uno zoo e non è un circo, ma che gli animali che sono qui sono animali bisognosi di cure e che verranno successivamente reintrodotti sul territorio. Oltre al piacere di riuscire a curare un animale selvatico e a reimmetterlo poi in natura, è anche meraviglioso vedere lo stupore negli occhi dei bambini quando vedono allattare un capriolo di pochi giorni di vita come un biberon e magari ritornano con i ricordi quando erano piccoli loro. Per alcune specie è fondamentale poter osservare l'animale in gabbie particolari, sono le quarantene, sono delle gabbie in cui l'animale viene tenuto per un periodo di almeno 10-15 giorni e valutato nelle sue condizioni fisiche e quindi valutare se in questo periodo si manifestano dei sintomi che possono essere indicativi di malattia infettiva. Se è superato il periodo di quarantena, l'animale appunto non mostra sintomi di malattia, questo viene poi rimesso in natura. Normalmente cerchiamo di reintrodurre l'animale nella stessa zona dove è stato trovato per non andare ad alterare l'equilibrio esistente appunto nel territorio regionale. Questo è il recinto quarantena in cui è alloggiato un esemplare di volpe, un cucciolo maschio, arrivato circa 2 mesi fa, è stato ritrovato da un privato e portato qui al CRAS, è stato allevato e oggi finalmente liberiamo. L'esemplare viene introdotto in una zona boschiva, lontano dai centri abitati. La volpe è un animale che si adatta bene alla vita in natura, quindi non dovrebbe avere problemi all'inserimento.
Questo è un esemplare di gufo reale trovato in un pollaio in Bassavalle. Era in evidente condizione di difficoltà e quindi è stato recuperato dalla forestale. Me l'hanno portato in ambulatorio, ho fatto tutti i prelievi del sangue e tamponi del caso. Ora siamo in attesa dei risultati, valutiamo lo stato sanitario e poi quando le condizioni degli animali saranno ottimali verrà liberato. È un animale che pesa 2,4 kg, dal peso si può presumere che sia una femmina, in quanto nei rapaci le femmine sono più robuste, più grandi dei maschi. È sicuramente un animale molto, molto bello. Finalmente liberiamo il gufo reale nel suo territorio. Questo è un piccolo di cardellino che è arrivato da Aimaville, è stato recuperato perché è caduto dal nido e qui da 2 settimane ogni ora viene alimentato in questo modo con un pastoncino a base di uovo adatto appunto allo svezzamento di questo tipo di volatile. Questo è un falco, quindi un rapace diurno, e in natura si alimenta sia con piccoli insetti, ma anche micromammiferi, topolini, altri uccelli di taglia piccola. È un vero e proprio cacciatore. Una delle più grandi soddisfazioni inerenti a questo lavoro è appunto riuscire a portare fino alla liberazione degli animali gravemente ammalati che hanno richiesto magari anche settimane se non mesi di terapie e quindi poter poi vedere una pace, ritornare a volare nel suo ambiente è qualcosa che credo che solo un veterinario che si occupa di fauna selvatica possa avere. Questo è un esemplare di Upupa, un uccello insettivoro presente sul territorio della Val d'Aosta. Questo esemplare è stato recuperato da un privato in quanto il suo gatto l'aveva ferito, ha fatto una lesione all'arto destro e poi gli manca purtroppo tutta la coda. E rimane quindi presso la struttura, viene imbeccato ogni ora, in quanto un animale che si adatta male a stare in gabbia non mangia, non si alimenta spontaneamente, quindi ha bisogno di questo, diciamo, trattamento. E rimarrà qui fin tanto che non ricrescerà completamente la coda, ci vorranno almeno 2-3 settimane. Questa è una specie insettivora, quindi lo alimentiamo nel modo più naturale possibile e quindi utilizziamo delle camole del miele che sono delle esche che si trovano nei negozi di caccia e pesca. La fauna selvatica rappresenta per me una grandissima passione ed è stato il motivo per il quale ho deciso di studiare medicina veterinaria. Perché dopo anni di volontariato presso un altro centro di recupero di fauna selvatica mi sono resa conto che volevo non solo aiutare l'animale alimentandolo, curando le ferite, ma anche proprio arrivare a essere la veterinaria che diagnosticava il problema, eseguiva le terapie e poteva seguire l'animale a 360 gradi. E quindi io devo veramente molto a questi animali e loro comunque danno molto a me, perché è veramente una grandissima soddisfazione poter dire ho curato un capriolo piuttosto che un gufo reale, piuttosto che un'aquila o una poiana.
Se trovate un animale selvatico in difficoltà, non dovete assolutamente toccarlo, non dovete assolutamente avvicinarvi, perché può avere delle reazioni imprevedibili, perché ha più paura di voi e, sentendosi in pericolo, potrebbe reagire e farvi del male. Quindi l'unica cosa che dovete fare è chiamare il numero verde della centrale unica di soccorso, il numero 1515, al quale risponde il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, che interverrà immediatamente con la stazione forestale competente per territorio e si prenderà cura dell'animale.